Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, good morning Milano. Good morning Milano, 7.06, mercoledì 20 settembre. C'è anche la via 20 settembre a Milano. Sì. Sì, quindi auguri a tutti quelli che stanno dalle parti di 20 settembre. Oggi è il compleanno della vostra via. Buongiorno, buongiorno Masieri, come va? Buongiorno Fabio, tutto bene, tutto bene. Tutto oggi bene? Più in forma del solito. Oggi più in forma del solito. Sì. Ti ho visto perché sei arrivato in bicicletta con caschetto. Con caschetto. Quindi oggi sei ancora più sì. urban. Più urban style. Esattamente la dicitura del caschetto urban, primo prezzo, poi c'è la scritta di fianco, ma quello è un altro discorso. Allora, quello è un altro discorso, ma perché era lo urban street, capito? Sì, quindi sì. va bene così. Quindi qui con il nostro messenger in bike Masieri, quindi oggi sarai come quelli che a New York girano... Come Robin Tichy, ti ricordi Robin Tichy? No. Sai chi è? No, fantastico, poi te lo racconterò. Vabbè. Che c'era il videoclip della canzone dove lui girava per New York con la bicicletta. Qualcosa mi dice. Che poi vabbè, pagò un fior di quattrine Marvin Gaye perché gli rubò il sample. Ma queste sono altre storie. 3317853555, questo è il nostro numero di WhatsApp. Stiamo per iniziare le nostre due ore in vostra e nostra compagnia. Tanti gli appuntamenti di oggi, avremo un collegamento telefonico, avremo degli ospiti qui in studio, insomma tutto quello che sempre cerchiamo di mettere nel calderone della mattinata, giusto? Esatto, è comunque un morning show, quindi si spazia dall'arte... Sì, sì, sì. Alla politica, tutto, tutto, tutto la cultura, tutto quanto qui su Crystal Radio 96.2 FM da Plus e su milanonews.it. Good Morning Milano inizia adesso. .883, all'epoca erano ancora 883, effettivamente, non è sì. Max Pezzali, 883, no, no. Hanno ucciso l'uomo ragno. L'hai messa così a... Sempre, beh, sì, è sempre bello a quest'ora della mattina mettere, insomma, questi cult della musica assolutamente italiana. Assolutamente d'accordo. Giornali, siti internet di informazione locale, Masieri ci dà le notizie di oggi. Molto velocemente, abbiamo visto, almeno io ho visto, non so se l'hai visto anche te Fabio, poi mi dirai, i video dei tifosi inglesi in giro per Milano. Non ho visto che, niente. Non, che si sono divertiti a dare panciate sulle, sotto la pioggia, questo forse okay. Due giorni fa, panciate sulle mattonelle lisce, sui navigli, slittando così per un centinaio di metri. Vabbè, contenti loro. Contenti loro, sì. Devo dire che da tutte le cose fatte dai vari tifosi, esatto. Così questa forse è la più divertente e la meno impattante, se non per la loro pancia. Chiaramente punto. Poi ci sono stati anche disordini, come chi ha ecco. L'app dell'ATM lo saprà. Ecco. Sulla Lilla ieri è stato vandalizzato un treno e quindi ci sono stati rallentamenti che hanno... La Lilla è una delle vittime preferite sì. Durante le partite. Viene fermata così a caso, vengono tirati i freni di emergenza quando va bene. Poi hanno influenzato il ritorno a casa dei milanesi. Poi come è finita la partita? Non so neanche come è finita. 0-0. Tutto Stuttgart bordello per fanno 0-0. Non ho capito. Ma adesso non posso dire che non lo capirò mai questo sport. Io non capirò mai il calcio. Uno sport dove tu esci, vai, ti sporchi per fare cosa? Niente, 0-0 è finito. Uno sport che finisce in pareggio, secondo me è uno sport. Tutti quelli che giocano a tennis o che sono fan del tennis dicono questa cosa. Vedi, io non sono neanche così fan del tennis, ma beh, il tennis infatti mi è piaciuto, l'ho visto l'altro ieri un po' di Coppa Davis in TV, ad esempio. Prego, velocissima, altra news sulla città di Milano, il Municipio 3, ieri sera, presso il Municipio 3 si è tenuto il Consiglio straordinario sulla Municipio 3 che è... Dai, vediamo. Via Sansovino 9. No, ho capito dov'è, ma che zona è il Municipio 3? Dai, interrogazione. Ah, è Municipio 9, est. Municipio 3. No, è il Municipio 3, è est, nord-est. Dimmi il quartiere. Aspetta. Il 2 è la Maggiolina, il 3 sarà Loreto. No, sì, a confine, Lambrate. Diciamo. Comunque sì, ma nord-est, okay. Questo. Grazie. Interrogazioni qua. Grazie. Si è tenuto un consiglio straordinario sulla mobilità, presente anche l'assessora alla mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, e ha previsto appunto l'intervento dei cittadini e poi la relazione della stessa assessora sul tema della mobilità con dibattito tra consiglieri. Se riusciamo, nei prossimi giorni magari vi portiamo qualcosa che... Adesso vediamo, o da una parte o dall'altra, o dal municipio o dal comune, vediamo che riusciamo qualche news e la portiamo. Qualcuno ce la porterà. Sì, sì, infatti riusciamo a portare qualcosa, perché insomma è un tema importante, interessante anche il municipio in cui è stato fatto questo intervento, perché è uno dei prossimi
quartieri in cui verranno comunque rifatte adesso, cioè la nuova M4 sta cambiando un po' tutto l'assetto dell'ovest, dell'est, scusate, dell'est milanese, e tra queste appunto alcune linee che sono state cambiate anche nel municipio 3, quindi insomma c'è tutto un discorso su alcuni mezzi e tram. Ma visto che stiamo parlando di viabilità, visto che parliamo anche di traffico, ovviamente ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde proprio per sapere la situazione del traffico nella nostra città in diretta in questo momento alle 7:15 della mattina. Linea Luce Verde. 7:19 minuti, quasi 20, qui su Crystal Radio, mercoledì 20 settembre, abbiamo appena sentito Dua Lipa. C'è qualcos'altro che ritroviamo sulle pagine dei giornali quest'oggi in edicola? Edicola, sì, allora c'è la Ranfi for inclusion, quindi Ranfi. Corrono per Ranfi inclusion, cioè, includono mi includono dove? No, è venerdì, Run for inclusion. Ah, Run for inclusion, non Ranfi inclusion. No. Sabato 23 e domenica 24 settembre ci sarà appunto questa la seconda edizione della Run for inclusion, elemento milanese. Fa ridere il titolo. Con la maratona in partenza alle 10 di domenica dall'Arco della Pace. Organizzato da chi? Organizzato da, adesso te lo cioè inclusion, inclusion in che senso? Dammi qualche informazione in più. No, per parlare di diversità in generale. Bello. Quando è che è? Cogliamolo bene? È domenica 24, partenza alle 10 dall'Arco della Pace, la maratona. Ok, quindi Run for Inclusion, cercata, ci sarà la possibilità di iscriversi e tutto quanto. Anticipiamo un po' anche i temi che avremo poi in mattinata. Parleremo di scuola, giusto? Parleremo di scuola perché, come sapete, ieri è stato sgomberato il cinema Explendor che era occupato da qualche giorno dal movimento Tende in Piazza, che come sapete sono gli studenti che protestano contro il caro affitti, e si sono spostati davanti a Palazzo Marino da ieri alle 18. E inoltre parleremo anche di un'altra protesta con un collegamento telefonico di cui abbiamo parlato anche ieri per quanto riguarda i professori. Eh sì, perché non sono solo gli studenti a protestare, questa volta anche i professori, ma chissà che magari riusciranno a unire le forze e finalmente far sentire la voce di una scuola che è sempre di più un po' maltrattata, mi viene da dire, no? E che non ci sia solo attenzione a primi di settembre, fine settembre, poi basta. Eh sì, sempre così, tra settembre e ottobre fari accesi sulla scuola, poi arrangiate e andate avanti. Invece cercheremo, anzi noi durante l'anno spesso e volentieri cerchiamo di fare qualche aggiornamento sul mondo della scuola, che ahimè vede problematiche tutti i mesi, cioè 12 mesi all'anno, comprese l'estate, anzi sappiamo tutto il problema dell'estate, gli affidamenti, le cattedre, i precari, insomma, quindi è una di quelle tematiche appunto che cerchiamo quasi sempre di seguire da vicino qui su Milano News e ovviamente anche qui a Good Morning Milano su Crystal Radio. Diciamo quindi dopo ci collegheremo appunto forse con questi professori, stiamo cercando di ottimizzare il collegamento. I ragazzi invece, dicevi, sono stati sgomberati dal cinema Explendor, quindi sono adesso invece in protesta davanti a Palazzo Marino. Hanno trasferito la protesta. Il sindaco è uscito a dire qualcosa? No, non ha detto niente. Non mi sembra. Ok, va bene. Quindi poi aspettiamo anche magari le parole del sindaco. Vedremo appunto anche come reagirà la città a questa nuova ennesima protesta sacrosanta, diciamolo. Perché vorrei capire chi è che dice che non hanno ragione nel protestare per una città che chiede 700-800 euro per una stanza in condivisione o cose del genere. Quindi insomma, vorrei davvero vedere chi non è solidale con questi ragazzi che stanno lottando anche per il proprio futuro, per il proprio diritto anche allo studio. E abbiamo l'occasione per ricordarvi di recuperare l'ospite di ieri, l'intervento di Walter Cherubini, presidente di Consulta Periferia di Milano, ieri, perché abbiamo parlato proprio di questo. Eh sì, e qualche soluzione anche arrivata, interessante. E adesso un po' di musica, Rooney, quello che giocava nel Manchester. Non credo sia lui. Non era lui. Bravissimo però. Hai visto, che cante ne so. Francesca Michelin, Io non abito al mare, me l'ero dimenticata questa canzone, 2017. Recuperate la versione anche con Calcutta, che è molto molto bella. No, interessante, il titolo fa un po' come Se mi lasci ti cancello, che nella traduzione sembra un film così comico, invece no. Comunque, Io non abito al mare, Francesca Michelin, che attualmente quando ho scoperto che c'era quella seconda I mi ha sconvolto, perché io pensavo fosse Michelin. Invece Michelin, pensate, vedi, questa cosa qui mi
rimane sempre così. Comunque, cosa possiamo leggere dai giornali che hai davanti, dinanzi a te in questo momento? Aggiungiamo semplicemente che oltre comunque a situazioni di lieve entità, come appunto la metro che si ferma, diciamo così. No, l'idea di questi che spanciavano su cose era divertente, invece sono arrivate notizie invece, che sono dei pirla anche loro. Sì, perché sapete benissimo che c'è stato anche un accoltellamento, e poi su Il Giorno Milano la giornalista, adesso vi trovo il nome, Giovanna Fumarola, dichiara: ero sul treno della M5 quando a Garibaldi sono saliti tantissimi tifosi, erano ubriachi a petto nudo, urlavano e battevano le mani contro i finestrini. Quando il convoglio è ripartito, ho pensato solamente a scendere il prima possibile. Alla fermata successiva, monumentale, mi sono alzato tenendo stretta la borsa per dirigermi verso la porta, e in mezzo alla ressa sono stato palpeggiata ovunque. È stato orribile, non capisco perché non siano stati previsti mezzi ad hoc per i tifosi. Mi permetto di aggiungere semplicemente che tutto questo casino con i tifosi del Newcastle non è successo solamente nelle 24 ore precedenti alla partita, ma nelle 48 ore precedenti alla partita. Perché ti ricordi che già ieri parlavamo. Lo dicevi già. No, è che quindi prevedibile, sì, però giustamente lei dice di mezzi, cioè quella metropolitana lì in realtà nasce proprio per quello, per far portare la gente allo stadio. Forse mi viene da dire, quando l'hanno pensata, dovevano pensare a magari un mezzo un po' più consono a 80.000 persone, 60.000 persone, anche 40.000 che escono di colpo da un catino e si riversano dentro ai mezzi pubblici. Questo forse il problema. Permettermi di aggiungere un po' di sano qualunquismo. Vai. Ma ai tifosi inglesi dovrebbero essere limitate molto più spesso le trasferte. Ma vuol dire che tutto quello che è stato negli anni 80, ricordiamo 10 anni di squalifica dai campi europei, cioè per loro sono stati 10 anni a giocare in casa loro, nel loro giardinetto, perché non potevano uscire da casa loro. Sono usciti poi dopo 10 anni, non esistevano più gli hooligans, erano le squadre migliori del mondo. Niente, è tornato tutto come prima, cioè non proprio come prima, ma è tornato tutto. Non lo so. Passatemi in termini, tutto in vacca è andato alla fine. È andato tutto in vacca. Potrebbe, io non sapevo questa cosa qua di 10 anni. Sì, 10 anni di squadra, tutte le squadre dopo l'Eisel, dopo il problema dell'Eisel. E quindi vabbè, effettivamente con le squadre, però che non è più solo con le squadre inglese, però, perché se arrivano le squadre serbe inglese, è la stessa roba, arrivano le squadre croate è lo stesso casino, arrivano però le squadre turche, no, le squadre turche forse no, non so, no, boh. Però difficilmente arriva un incendio, cioè no, ne arriva uno. Madonna, se ti sente o sei del kebab qui di Viano Varata, no, ammazza. No, ne arriva una, ne arriva uno o due. Guarda, veramente, che lui, quando abbiamo lì, c'ha sempre solo il Galatasaray su multischermo, non so, tipo 8 partite in contemporanea, va bene. No, comunque la questione non era 24 ore, erano 48, magari si poteva, anzi sicuramente si poteva prevedere, purtroppo, e quindi di conseguenza avere delle misure contingenti. Penso male. E che si faccia tutto questo, perché così almeno poi i cittadini dicono: vabbè, ma forse lo stadio andrebbe spostato? No, assolutamente no. Dici di no? Non so, così. Dicono che a pensare male non si fa peccato, si fa peccato ma non si sbaglia, quindi insomma. Ma chissà, comunque non si sbaglia sicuramente quando scegliete Crystal Radio, perché la scegliete anche per la grande musica grande, che l'ufficio programmazione musica mette qui a nostra disposizione, e anche perché al 331-78-53-555 potete condividere con noi la vostra giornata. Tra parentesi, tanti auguri a Chiarina, che oggi fa i suoi anni. Auguri. Quindi tanti auguri a Chiarina. Dedichiamo a Chiarina questa grande canzone rock, perché insomma devi essere così. Siamo rock, Crystal Radio. Aerosmith, Ragdoll, 7:38 minuti. Che canzone. Tanti auguri ancora a Chiarina. Tanti auguri. La dedichiamo a lei. Ancora notizie da ingiornare. Oggi tante notizie. Comunque. Oggi tante notizie. Allora, domani. Ci sarà una manifestazione, ci saranno delle proteste, dal nome "Di Milano si muore", questo è lo slogan, ciclisti e non solo in strada per bloccare la città. Domani infatti la città verrà bloccata in 4 punti nevralgici, diciamo, per chiedere maggiore sicurezza, anche a seguito chiaramente delle morti delle ultime settimane sulle strade di Milano. Quindi dalle 19 si terrà questa manifestazione organizzata dalle associazioni che promuovono la mobilità dolce. E a proposito di mobilità pubblica,
ATM informa anche con la newsletter, perché quindi ne avevo bisogno, ne ha proprio bisogno. Patenti gratuite per i conducenti del futuro. Se volete diventare conducenti di bus, tram o filobus, sosteniamo per voi il costo delle abilitazioni professionali fondamentali. Quindi sostanzialmente, se volete candidarvi per diventare gli autisti del futuro, ATM vi paga la patente. Fammi capire, quindi loro cercano personale. Sì. Il problema è che questo personale molto ovviamente non è così specializzato quello che c'è in giro, cioè c'è poca gente effettivamente che ha in giro la patente, sì, per poter guidare la 90-91, credo, ad esempio, mi viene in mente, o un tram, e quindi dicono: venite, vi facciamo fare la patente e poi vi assumiamo. Esatto. Beh, insomma, interessante, può essere una buona opportunità. L'hai ricevuta con la newsletter di ATM, dicevi? Sì. Quindi vuol dire che sul sito di ATM trovate tutte le notizie per... quasi quasi vado a guidare il tram. Sai che mi piacerebbe? No, Fabio. Piacerebbe guidare il tram, diventare un manetta. Secondo così me viene chiamato, sì, quello che guida il tram in milanese, sì, manetta. Sì, perché c'è la manettina che va e quindi così. Allora, la mia grande passione sono i treni, però insomma il tram è un piccolo treno, poi posso dire anche più bello, cioè con il treno dopo un po' vai sempre campagna, poi non so, sempre montagna, poi ci sono queste gallerie, no? Ok. Invece no, il tram è in città, è il trenino della città, capito? È il trenino della città. Pensa a guidare il 2, io ti vedo tantissimo a guidare il 2. Bello, mi piacerebbe, sì. Uno di quelle linee lì con o ancora quelli più piccoli, tipo l'uno che ancora abbia la Carelli 923, quella piccolina, sì, quella scomodissima con le panche in legno. Sì. Intenderci, ma che però da insomma, posti 50, sì, forse, sì, però pensa che quelli noi poi non so se lo sai, l'ho detto tante volte, molti lo sanno, una volta smesse vengono vendute. Una delle città maggiori nel mondo che compra tram svenduti è San Francisco. Sì, e beh, che ha delle linee dedicate proprio, cioè tipo la linea, adesso non mi ricordo se la linea GD, cioè, è solo tram milanesi, ad esempio, che però loro prendono, ne saldano due insieme, cioè ne tagliano a metà, okay, ne saldano due insieme, ne fanno uno, cioè quindi tu vedi le Carelli grossissime in realtà, diventano super size me, capito, no, anche lì, come fosse il Big Mac. È come in un videogioco che c'è l'upgrade. Sì, infatti da loro prendono queste cose, adesso non so veramente come faccio, ma tu arrivi, tu vedi il nostro tram Carelli, solo che lo vedi con gli steroidi, cioè molto più grosso, molto più lungo in realtà, perché non lo allargano, lo allungano e basta, e c'è una linea che fa solo i tram, in cui esercitano solo i tram di Milano, un'altra in cui esercitano solo i tram di San Paolo, del Brasile ad esempio, un'altra dove ci sono quelli di Cracovia, cioè, quindi molto interessante, quando se fate un giro a San Francisco fatevi, sì, molto, molto molto interessante. Continuiamo quindi con la musica però, caro il mio Masieri, e ancora una volta l'ufficio programmazione anche qui ci dà una perla, una grande perla della musica italiana, perché parliamo della grande Gianna. Ah, ok. Chi? Pensavo Gianna di Gianna. Esatto. No, Giardini. Lei è Giardini e questa è Sei nell'anima. Alzate il volume e cantate a squarciagola. Gianna Nannini, Sei nell'anima. Non avevo mai sentito questa parte. Eh sì, finale. Perché è stupida, questa canzone è stupida, perché è da squarciagola, da strapparsi i muscoli, le vesti, il cuore, lo fegato, sì, tutto, tendini, ossa, da sparare, e poi alla fine è goccia, capito? SRM, ante litteram. Notizia che non c'entra assolutamente niente con Milano, anche se insomma sarebbe interessante vedere il consiglio comunale se facesse una cosa del genere. Sentiamo, vai. Praticamente in Spagna ieri si è tenuta la prima sessione plenaria del congresso in cui i parlamentari hanno svolto i loro interventi nelle lingue ufficiali. Questo cosa ha comportato però? Cosa che qua farebbe storcere abbastanza il naso. Sì. Una spesa di 53.000 euro per cuffie e traduttori. Perché hanno preso i traduttori dal catalano, in dal basco. In maniera che così, ultima ora.net riporta, due deputati che parleranno solo in catalano. Come due? Uno. Ah no, mi sa che sono gruppi. Ah, due gruppi, ok, meno male. Meno male. Già no, perché sembrava un cognome. Okay. Due gruppi parleranno in catalano, uno in galiziano e uno in basco. Interessante. Mimmo Balduccio sarebbe contento, ad esempio, di una cosa del genere, vedi? E qui sarebbe carino, no? Allora, chi è che arriva di calabresi, parla di calabrese, i pugliesi in pugliese, te vieni, dalla Buisa, te parli milanese. Cioè, tutto così, no? Sarebbe carino un consiglio comunale così, dove ognuno parla il suo dialetto. Veramente
veramente complicato. Già, sarebbe interessante, sì, sì, vedere il sindaco col traduttore per... Allora, se la dica lì, se vero, è tutto così un po', no? Sarebbe interessante, no? Beh, in realtà anche in Italia abbiamo le lingue di minoranza, sono quelle tipo il tedesco, per intenderci, per il Südtirol in Fischpartein, no? E, non so, il patois per le minoranze la Val d'Aosta, poi il ladino anche, insomma, però, boh, la Svizzera credo sia una vita che va avanti così, effettivamente, se ci pensi. Di però che... loro nascono così, effettivamente. Sì, un po' diverso. Va bene, dai, ci sentiamo fra poco. Ancora un po' di musica. Adesso sono i Daft Punk. Get Lucky. Daft Punk, Get Lucky, insieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers, alle 7:52 minuti su Crystal Radio, dal 2013. Pensa che ormai sono... 10 anni. 10 anni, sì. 10 anni che è passata sta cacchia. Mamma mia, vabbè. Mamma mia, mi sembrava ieri, mi sembrava. Comunque, ieri invece cosa è successo? Ieri invece cosa è successo? Lo sapete benissimo, tu in primis. Sì. Allora, sono stato richiamato che dico troppo spesso lo sapete benissimo, ma in questo caso non mi si può dire niente. In questo caso mi sembra perché oggettivamente lo sapete, perché l'avete sentito che i vostri telefoni alle 12 a mezzogiorno spaccato, poi qualche minuto dopo per qualcuno hanno suonato ed è comparso un messaggio di test, appunto, della, che verrà utilizzato, forse, speriamo di no, in futuro per gravi emergenze. Fabio, qua com'è andata? Che eravate, ho visto che eravate in 3 o 4. Ah sì, no, eravamo in diretta, con i cellulari sul tavolo, riprese la telecamera, perché aspettavamo questo momento. Non so, ma era come che fosse Capodanno, cioè, mi piaceva tantissimo, ho fatto il countdown a mezzogiorno, no, ma anche perché è bella, cioè, è una cosa utilissima, speriamo appunto di non vederla mai in utilizzo realmente, ma insomma, una cosa molto molto utile. Mezzogiorno e 15 secondi, 30 secondi massimo. Erano partite le campane poco prima. Ah, ecco, infatti, quindi. Vedi, quindi sì, mezzogiorno e pochi secondi, hanno incominciato prima uno, poi l'altro ancora, poi la regia, poi i social, insomma tutta la redazione ha cominciato a emettere questo suono, che ti dico la verità però, forte tutto, pensavo peggio come me l'avevano venduta, cioè pensavo che era una roba da strapparsi i capelli. Allora, in realtà però... io avevo il telefono in mano e le AirPods e ho avuto... No, ho perso l'udito per un attimo. Guarda che mi sono molto spaventato perché mi era passato totalmente di mente. Ecco, c'è da dire quello, che se non sei lì, se non eri lì ad aspettare quel momento, può essere che infatti ti, sì, esatto, insomma, prendesse così un po' di soppiatto. Noi eravamo prontissimi, cioè appunto telecamere, doppia diretta, quindi insomma eravamo lì, diretta su Crystal Radio anche, infatti, che poi potete andare a riascoltare, a rivedere su milanoallnews.it. Comunque, siamo arrivati alla fine della nostra, allora, prima ora. Il giro di boa. Eh sì, giro di boa, un po' di canzone, un po' di musica adesso, poi il giornale radio e poi torniamo subito qui con voi su Crystal Radio. A fra poco. E questi erano i Queen con Another One by the Dust su Crystal Radio, 8:09 minuti, ben tornati qui in diretta appunto su Crystal Radio. 331 78 53 555, il numero di WhatsApp a cui potete scriverci, dove ci possono anche vedere. Ci potete vedere sul sito di Milano All News, siamo in diretta sia su YouTube che su Twitch, abbiamo già detto 96.2 FM, app di Crystal Radio, sito di Crystal Radio, non avete scuse. E DAB Plus, è vero. Sulla vostra macchinina avete il tastino mode dell'autoradio, molto probabilmente avrete il DAB senza neanche saperlo, quindi insomma cercatelo. Anche perché appunto ci si può vedere, ascoltare in tantissime maniere, ci si può anche riascoltare, rivedere poi più tardi, quindi potete collegarvi sul sito di Milano News durante la mattinata, appunto troverete la puntata e appunto su YouTube troverete tutti i vari spezzoni, anche gli ospiti, gli sketch comici che ogni tanto mandiamo, insomma tutto quello che, anzi so che sta per tornare un ospite che settimana scorsa insomma ha ciancicato un attimo, sì, diciamo che non è riuscito a districarsi infatti benissimo nei meandri della sua startup, ma questo ne parliamo dopo. I giornali danno qualcosa oppure per adesso niente news? Molto brevemente, ieri abbiamo parlato appunto della protesta dei professori che erano saliti sul tetto, erano da diversi giorni sul tetto del provveditorato. Ieri alle 18:30, buona notizia, perché il prefetto di Milano Renato Saccone ha convocato ADL Cobas e i precari che appunto da 5 giorni occupavano il tetto dell'edificio. E abbandoneremo il tetto, dicono, rimanendo a presidiare comunque gli uffici, augurandoci che non serva risalire su questo o su altri tetti per far valere i nostri diritti.
Va bene, quindi insomma, siamo contenti che il proprietario ha deciso di ascoltarli. A questo punto allora andiamo con un po' di musica, perché forse riusciamo un attimino anche a metterci in collegamento con uno di questi professori che ha lasciato il tetto, e allora diamo uno po' di spazio alla grande musica di Crystal Radio e poi torniamo subito qui con voi con grandi collegamenti. Jay-Z featuring Linkin Park, sempre qui su Crystal Radio, 8:15. Poco fa appunto leggevamo la notizia dei professori che sono scesi appunto dal tetto del provvitorato per poi andare a parlare anche, e sono rimasti anzi fino alle 21, ci dicevano ieri sera, nel provvitorato. Ma insomma sentiamo appunto quello che è successo dalla viva voce di Riccardo Germani, ADL Cobas. Buongiorno Germani, benvenuto su Crystal Radio. Buongiorno a voi tutte e tutti ascoltatori di Crystal Radio, iniziamo questa piccola intervista. Cosa dire? Ma, dal nostro punto di vista è andata non bene, ma benissimo, senso che ancora non si è risolto definitivamente l'inconzione di tutti i Germani, la sentiamo male. Germania, sentiamo un po' male, si mette anche in un punto in cui prende meglio il cellulare, perché va e viene la comunicazione. Lei, dicevamo comunque, ieri alle 18 avete scelto di scendere dal tetto, perché appunto hanno deciso finalmente di ascoltarvi in provvitorato, giusto? E come è andata? Dicevo, è andata benissimo. Prima avevo salutato gli ascoltatori di Crystal Radio. Sì. È andata benissimo in quanto il prefetto si è preso un impegno concreto e di fronte a un impegno del prefetto di Milano, Renato Saccone, noi non potevamo non scendere. L'impegno che ha preso è quello di parlare direttamente con il ministro. Stiamo aspettando oggi in giornata, forse in mattinata addirittura, una telefonata di convocazione per calendarizzare una serie di incontri che vedranno protagoniste queste donne che erano state escluse dall'algoritmo, per poter reinserirle in quella lista che noi abbiamo chiesto, che andava a sopperire gli errori dell'algoritmo stesso. Quindi direi, di fronte a tanto impegno da parte del prefetto, abbiamo deciso naturalmente di scendere e di fare questa calendarizzazione degli incontri che dovranno portare a tempi brevissimi, si parla già oggi il primo incontro, a questa reimmissione dentro e ridare le carte tra queste donne, ma soprattutto il 90% sono donne che hanno perso il lavoro. Ecco, perché Germani, mi spieghi un attimo, qui è anche singolare, dicevo, la vostra protesta per una volta, perché questa volta siamo veramente, e siamo forse arrivati all'assurdo anche delle cose, stiamo protestando contro un algoritmo, cioè questa, no, anche oltretutto l'assurdità di questa storia, giusto? Infatti è assurdo, in quanto lo stesso prefetto ha visionato le nostre graduatorie. Questo algoritmo sostanzialmente ha fatto un lavoro un po' errato, diciamo, molto errato, nel senso che coloro che erano più anni, che erano precari, che avevano diritto quindi alla cattedra, sono state scavalcate da quelli che hanno meno anni. Però scusi, ma Germani, qui non siamo, Germani, qui non siamo davanti ad Asimov con i robot. Qualcuno sto algoritmo l'avrà anche scritto. Chi è che ha fatto sto errore madornale? È un bel errore, perché poi, cioè, noi non protestavamo, queste donne rimanevano senza stipendio, senza poter pagare l'affitto, senza poter dar da mangiare ai propri figli, in quanto sostanzialmente molte persone gli hanno assegnato due cattedre, tre cattedre all'algoritmo, e quindi dovevano scegliere, e sono rimasti buchi, e questi buchi non hanno messo coloro che ne avevano diritto, perché risultavano dall'algoritmo rinunciatari addirittura, come senza avere nessuna comunicazione. Quindi è proprio un errore di sistema. Infatti nel verbale che è stato stilato dal prefetto c'è proprio questa evidente e madornale, scusate la parola, errore dell'algoritmo, un errore di sistema che va assolutamente rivisto. Per questo lui ha preso questo impegno di, da una parte, sentire il ministro,
Val di Tara, ponendogli il problema, e dall'altra sentire il provveditore dicendo guarda che queste donne hanno diritto, cioè queste non è che stanno a fare la protesta perché non hanno diritto e vogliono, ma perché è un loro diritto, cioè il loro punteggio è molto più alto di altre persone che invece sono state, gli sono state date le cattedre. Cioè, è un errore evidente che adesso a macchia d'olio, e sappiamo già che questo pomeriggio anche a Roma sono stati fatti gli stessi errori, anche in altre città, ad esempio in città più piccole, Mantova, quando si sono accorti dell'errore, il provveditore di Mantova, la città più piccola di Milano naturalmente, ha preso e ha rifatto le graduatorie a mano. Ah, ecco, ha staccato la spina all'algoritmo. Diciamo, ha staccato la spina all'algoritmo. Fa, prendiamo carta e penna e facciamo la vecchia maniera. Beh, meno male, mi sembra un'ottima soluzione. Mi sembra. Adesso quindi. Assolutamente. Ed è quello che dovrà fare il provveditore di Milano. Buon lavoro. Perché, visti gli errori, e qui però parliamo di quasi 4-5 mila persone che sono state escluse. Milano e la provincia di Milano ha migliaia di scuole, no? E sono migliaia le cattedre che sono rimaste vuote. Adesso quindi il prossimo passo quale sarà, Germani? Il prossimo passo, stiamo aspettando questa mattina, in mattinata, la telefonata della prefettura che ci riconvocherà per cominciare a fare un lavoro vero, tecnico, concreto, di valutazione delle cose che noi abbiamo esposto insieme al provveditore per reinserire le persone escluse. Chiarissimo. Giovanni, la ringrazio davvero tanto, è stato, guarda, anzi, d'ora in avanti la chiamiamo sempre perché è preciso, perfetto, ci ha spiegato tutto, quindi quando abbiamo a che fare con la scuola sappi che le squillerà il telefono, va bene? Voglio solamente dire una cosa. Prego. Purtroppo in questo paese, nonostante che noi avevamo evidenziato più volte e chiesto più volte incontri chiarificatori, siamo dovuti salire su un tetto, cioè se non salivamo sul tetto rimanevamo a casa senza stipendio. Ecco, questo è ancora di più un assurdo. Amara verità. Io credo che non servono queste cose, non debbano servire queste cose, le persone vanno ascoltate, e se per essere ascoltate bisogna salire su un tetto, non siamo in un bel paese. No. Capisco, e siamo dalla vostra parte, quindi tutta la solidarietà anche dai lavoratori di Cristal Radio. Assolutamente, in questo caso. Assolutamente. Grazie mille davvero, grazie Germani. A tutti. Buon lavoro, grazie mille, buona continuazione. Grazie. Cioè, hai capito? È l'assurdità qui. Siamo a lottare non più contro il padrone cattivo, così, ma contro l'algoritmo. Io comunque continuo a dire una cosa: l'algoritmo non si fa da solo. Qualcuno lì l'ha scritto quell'algoritmo. Cioè, vi dico, l'algoritmo è if x uguale y, cioè è così, capito? Quindi qualcuno ha deciso che chi non era in graduatoria veniva automaticamente tolto perché veniva calcolato come rinunciatario, ma perché? Dov'è che, come l'ha fatto? L'ha fatto con il codice, con un codice sbagliato, ecco. Diciamo così. Continuiamo dai con la nostra mattinata, continuiamo anche con la musica di Cristal Radio. Vedo già gli nostri ospiti al di là del vetro che sono arrivati per la nostra ultima mezz'ora. Teniamo comunque i fari accesi sulla scuola, l'ho detto spesso e volentieri, non solo a settembre-ottobre, ma tutto l'anno, perché davvero è la nostra palestra quella, cioè noi lì veniamo formati. Se lì le cose non vanno e poi dopo ci lamentiamo che da grandi facciamo schifo e grazie, no? Cioè, ovviamente bisogna cercare di intervenire subito e ricordarci anche che chi è lì dentro sta comunque lavorando, non è una missione, sono dei missionari che sono devoti al martirio, cioè sono delle persone che devono lavorare e lavorare nelle migliori delle condizioni. E ora dicevo appunto un po' di musica, rimaniamo qui in zona perché è il nostro amico Gali, appunto da quel di Baggio, Gali con Boogeyman insieme a Salmo. Un altro mondo, Mark Cremond insieme a Tananaya Marrakesh alle 8:29, anzi 30 minuti in questo istante, 8:30 in questo istante di oggi, mercoledì 20 settembre. Siamo qui
in diretta su Cristian Radio e anche su Milano All News con i nostri ospiti di oggi. Ve li presento. Eva Amos, buongiorno Eva. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora Eva, chi ci hai portato? Perché hai portato con te un altro ospite quest'oggi. Certo, chi è? Ho portato qua l'artista Alicia Fusai, che sarà presente al vernissage di stasera di una mostra che si intitola Dreamers 4, che raccontiamo adesso in questa puntata. Perfetto, allora tornano le mostre di Eva Amos su Good Morning Milano. Era un po' che non venivi ospite, quindi siamo contenti veramente di averti qui di nuovo con noi. Dreamers, edizione numero 4, però insomma siamo già arrivati alla quarta edizione. Esatto. Cos'è Dreamers? E oggi inizia alle ore 17 da Abart, in passo Pordoi 7, zona Vigentino per intenderci. Che cos'è Dreamers? Dreamers è la mostra contro violenza, contro discriminazione, contro tutte le cose brutte di questo mondo, dove gli artisti sognatori presentano la versione migliore di questo mondo. Ah, una di queste artiste è Licia. Licia, hai detto giusto? Esatto, sono io. Allora Licia, tu che cosa porterai questa sera? E ricordiamo, rimarranno poi fino al 4 ottobre, no, le opere a disposizione appunto nello spazio Hub Art di Via Passo Pordoi 7. Allora, io insieme a Eva abbiamo fatto una selezione di un paio di opere, dei miei lavori, che sono un po' con dei tecnicismi diversi da altre opere d'arte che siamo abituati a vedere, perché utilizzo spezie, semi, sale, pepe, tutto quello che è nutrimento per il nostro corpo, lo resino e lo faccio comunicare attraverso delle opere. Quindi ci nutri anche la mente con le tue spezie. Nutro, ottimo, lo grazie. Spirito, nutro lo spirito di chi vuole farsi nutrire. E sono due le opere che ho portato, sono l'energia maschile e l'energia femminile, proprio che mi sembravano, ci sembravano più adatte al tema della mostra. Tema appunto, abbiamo detto anche sul sogno, ma è soprattutto però ricordare la lotta alla violenza contro la violenza di genere, discriminazione di genere. Quindi i tuoi non sono dei quadri speziati e fisici, però appunto possono appunto anche non toccati, non mi raccomando, non che andate lì e cominciate a toccare i quadri, mi raccomando, però nel senso è comunque una costruzione. Chi altro ci sarà? E come al solito, giro del mondo in 80 giorni o giro del mondo in 80 Sono 14 nazioni. Mamma mia. Sì, sono 49 artisti provenienti da 14 paesi diversi. Quindi facciamo un giro del mondo. Infatti, come sempre, come sempre. Sì, no. Licia, questa idea di usare le spezie da dove ti è venuta? Mi considero un po' una trasformatrice di materia e ne faccio più una questione di un po' come mi lego a un concetto di fai del cibo la tua medicina e fai della medicina il tuo cibo, ancora legato a un pensiero di Ippocrate del III secolo a.C. E io ho praticamente coniugato l'utilizzo di ciò che è nutrimento per il nostro corpo sulla tela per cercare proprio di dare una connotazione di nutrimento proprio per lo spirito. Hai sempre usato questa tecnica o ci sei arrivata col tempo? Sempre usato questa tecnica, io nasco così, cioè non ho fatto altri lavori con acrilici, cioè proprio nasco con l'intento proprio di utilizzare, di enfatizzare tutto ciò che proprio noi utilizziamo per dare sapore ai nostri piatti e renderlo uno strumento di comunicazione. Oltre alla pittura materica, in questo caso andiamo proprio anche proprio a prendere, immagino che quindi le spezie che usi hanno dei significati poi all'interno del... C'è sempre comunque un significato anche simbolico, perché io poi in alcuni dei miei lavori dove ci sono diciamo le certificati, quelli che si rilasciano all'acquisto, scrivo anche quelli che sono gli ingredienti che ho utilizzato e quelli che sono anche i significati simbolici delle spezie che ho utilizzato. Interessante, è proprio come se fosse un piatto quasi da mangiare. Sì, no? Ma mancano gli allergeni, mancano, ci siamo. Ma alcune opere hanno anche un profumo buonissimo, anche se sono resinati, ma alcune opere hanno ancora il profumo. Sì, ci sono alcuni elementi tipo i frutti di bosco, la paprika, il curry, alcuni più di altri, che vincono sulle resine. Cioè che non c'è resina che vinca, insomma, la resina puoi mettere quello che vuoi, ma insomma la paprika... Quindi persiste questo profumo, oserei dire,
che avvolge anche i sensi, diventano quadri quasi sinestetici perché li vedi, li puoi toccare, li puoi ascoltare sotto diversi sensi, perché immagini il sapore, perché chiunque poi ha magari assaporato certi elementi che sono presenti nei quadri, ma poi nell'ascolto di quelli che sono i racconti che sono dietro le piante. E poi appunto il profumo, quindi non è male, è un'esperienza che ti prende in tutti i tuoi sensi, in tutti i tuoi sensi. Allora, dicevamo, questa sera alle ore 17 appunto si apre, c'è il vernissage di Dream Arts edizione 4. Mandiamo una piccola pausa per una piccola canzone, adesso c'è piccola, insomma, Aiello con Mi piace molto, e poi torniamo sempre qui in diretta su Crystal Radio, sempre con Evamos, Licia Fusai e Dream Arts edizione 4. Ricordiamo, questa sera alle ore 17 a Lab Heart di via Passo Pordoi 7. E adesso Aiello, Mi piace molto. Avrà assaggiato uno dei suoi quadri, magari, no? Chissà. Aiello, Mi piace molto. Crystal Radio, 8:38 minuti. Qui insieme a noi Evamos e Licia Fusai. Perché questa sera, appunto, si inizia l'avventura di Dream Arts edizione 4. Alle ore 17 inizia il vernissage da Hub Art in via Passo Pordoi 7, zona Vigentino. Cosa dobbiamo aspettarci per questo vernissage? So che non è mai solo un apriamo, ciao, beviamo un bicchiere. No, è sempre un momento interessante. Un evento. Con dentro altri eventi, e questa sera abbiamo appunto... Beh, come le matrioska, no? Esatto. Tu sei russa, quindi non potevi che utilizzare quello stile. Esatto. Spero che gli ospiti di stasera apprezzino tutti questi contributi delle persone che verranno a... Quindi si inizia alle 17 con chi? Allora, alle 17 inizia l'accoglienza. Perfetto. Alle ore 17:30 invece abbiamo la presentazione del libro del giovane scrittore e di Imola, che ha scritto il libro, un romanzo, Baobab toccò il cielo dell'Africa, quindi è un libro davvero molto interessante, l'ho letto e mi è piaciuto molto, quindi vi suggerisco, se riuscite, a venire per le 5:30. Dopodiché alle 6:15 abbiamo live music eseguito da musicista e artista irlandese James Knight, che tra l'altro espone la sua opera in questa mostra. Quindi un artista varie discipline, diciamo, esatto, pluridisciplinare. Quindi sentiamo un po' di musica irlandese stasera. Non fa mai male. Esatto, ma lui è anche cantautore, quindi è una cosa molto interessante. Invece alle 19 abbiamo la presentazione ufficiale della mostra, e in mia compagnia con critico e giornalista culturale Emanuele Biluffi. Dopodiché seguo l'intervento dell'avvocato del centro antiviolenza Marta Buti. Che parlerà toccherà l'argomento molto sensibile e ormai molto attuale, sulla violenza contro le donne, perché oltretutto voi avete appunto fatto questa sinergia insieme a Cerchi d'Acqua, che è un'associazione appunto importante milanese, proprio per cercare di portare questo tema un po' sempre acceso, diciamo, tenere i riflettori accesi su questo tema. Tutto questo appunto questa sera, giusto, dicevi? Sì, stasera abbiamo tutti questi eventi dalle 17 alle 20:30. Ok, poi comunque da domani la mostra è lì, come funziona se uno vuole poi venire a vedere la mostra? Allora, la mostra continua fino al 4 ottobre, gradita sempre la prenotazione, che bisogna inviare tramite il nostro sito, tramite Instagram, direct, come volete, e gli orari sono dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18. Ok, artspacemilano.com, giusto il sito? Artspace, ok. @gmail.com. No, dicevo il sito. Sì, scusami, artspacemilano.com, okay. Sì. Se no c'è la mail che hai appena detto, sì, o comunque oppure anche Instagram. Cercate artspace, trovate, sì, e potete mandare appunto i messaggi in direct. Tra queste 49 opere, dicevi? No, 49 artisti. 49 artisti, ah, quindi le sono opere più. Sono di più, esatto. Per esempio Alice espone due opere. E infatti volevo arrivare a Alice, che Alice invece hai due opere esposte. Due opere, perché abbiamo fatto proprio una scelta di energia femminile e energia maschile per non togliere niente all'uno, okay, e all'altro. Da dove arrivano queste opere? Come ti è venuta appunto l'ispirazione per farle? E appunto hai trovato in questo...
momento, il luogo giusto per esporle, no? Allora, insomma, parliamo di dreams, parliamo di energie. Intanto devo specificare una cosa: non sono opere che sono state fatte specificamente per la mostra, ma sono datate un paio d'anni fa, credo, o tre. Io sono un po' alla ricerca di un viaggio molto personale, spirituale. Una cosa che credo che accomuni un po' tutti gli esseri umani a un certo momento della propria vita. Quindi questo titolo che ho dato sia a quella energia maschile che all'energia femminile è proprio un riconoscimento di una parte di questa energia che è presente in ognuno di noi. Cioè io accolgo in me entrambe le energie, tu accogli in te entrambe le energie. Ho dato questo... diciamo visivamente questa apertura come se fossero dei cerchi d'acqua, e questa è un po' la connessione che poi ci ha ricollegato anche al tema della, di quella che sarà l'intervento di stasera. E quindi ci è piaciuta questa coniugazione, questo link, questa connessione, perché poi alla fine in questo mondo noi siamo tutti connessi, non ce ne stiamo rendendo conto, ma siamo molto più di quello che siamo. Vero. Apparentemente. E quindi appunto queste due bellissime opere che io ho avuto la fortuna di vedere, adesso mi è parlato qui il catalogo, no? Quindi ho avuto la fortuna di vedere un po', diciamo, in anteprima. Sono due, io le chiamerei due pale, perché sono proprio, ricordano un po' le pale d'altare verso in orizzontale quasi. Sono 150, cioè 50 per 150 non è piccoline, sono due bei bestioni, complimenti. Sono misure un po' straordinarie, 150 per 50 vuol dire che sono dei rettangoli molto lunghi e stretti. Non è una dimensione comune. Non è una dimensione comune, io amo lavorare su dimensioni un po' particolari, o su dei quadrati anche piccoli, che amo molto fare, perché sono dove sperimento di più, perché ho meno timore di sbagliare, perché se sbaglio su qualche misura, diciamo, più contenuta, anche ciò che impiego di materiale, di resine, lo spreco può essere contenuto alla dimensione del quadro. Pensate, ma le resine sono difficilissime da gestire. Io tanti lavori purtroppo so bene, li butto via. Ma io ne so bene, ho spaccato un bagno, vi dico solo questo, però nel senso che so benissimo che le resine sono complicatissime. Sono difficili. In base alla temperatura, in base all'umidità, in base alla luce, non luce, in base anche alla resina, perché ogni resina è bicomponenti, tricomponenti, una roba che io non so come fate, cioè da diventarci matto. Sì, ogni stagione è anche a sé, perché d'estate hanno una resa, d'inverno ne hanno un'altra, ma bisogna stare attenti anche al riscaldamento, non deve essere troppo alto. Quindi è comunque sempre un esperimento che si fa nel tempo presente. E poi l'esperienza. L'esperienza. Continuiamo con un po' di musica. Tanti colori ci sono. Tanti, da tutto il mondo. La somma di tutti i colori, quando si prendono gli acrilici così, si mettono insieme, cosa diventa? Il nero, giusto? Quando si mettono insieme bianco, tutti i colori, il bianco. Ok, si mette il bianco. Invece noi no, andiamo sul nero invece in questo momento, perché abbiamo Amy Winehouse con Back to Black, l'unico colore che quindi non vedrete questa sera in mezzo a milioni e milioni di colori delle opere che verranno esposte a Dream Arts questa sera, appunto, dicevamo, alle ore 17 al Hub Art di Via Passo Pordoi. A fra poco, adesso Amy Winehouse, Back to Black. Amy Winehouse, Back to Black. Quanto ci manca Amy sempre, ogni volta lo dico, ogni volta che mi ha detto le sue canzoni, davvero quanto ci manca e quanto troppo presto ci ha salutato. Grazie mille Amy Winehouse davvero per tutto quello che ci regali ogni volta, le grandi emozioni. Grandi emozioni che anche questa sera potete vivere al passo, via Passo Pordoi, al Hub Art dalle 17, giusto? Allora siamo in chiusura quasi, sì. Eva, fammi un riassunto delle puntate precedenti, cosa vediamo questa sera? Allora, alle ore 17 vi aspettiamo numerosissimi in Galleria Bart. Alle 17.30 abbiamo la presentazione del libro Baobab col cielo dell'Africa di Giacomo Pozzi. Alle ore 19.15 abbiamo live music di James Knight. Alle ore 19 abbiamo invece la presentazione ufficiale con me e critico d'arte Emanuele Biluffi. Segue poi l'intervento dell'avvocato Marta Buti del Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua. Tutto questo per fare poi da cornice, usiamo la parola cornice, in questo caso ci sta bene, a 49 artisti che espongono quante opere, mi dicevi più o meno?
una sessantina di opere. Tra queste, appunto, Licia Fusai, che è venuta a trovarci qui oggi con le tue opere, diciamo che si possono gustare in tutte le maniere. In tutte le maniere, anche annusare. Potete anche toccarle. Ah, si possono anche toccare, l'ha detto, attenzione. Con attenzione. Che poi riconosco il nostro pubblico com'è. State piano, non fatevi riconoscere come sempre, mi raccomando, dai. Grazie mille davvero a tutte e due. Ci vediamo allora questa sera alle ore 17 al Hub Art di via Passo Pordoi. 7. Come sempre, mi raccomando, Dream Arts 4 e Vamos è una garanzia, quindi vi assicuro che vi troverete da sicuramente. Bene, grazie mille Eva, grazie mille Alicia. Grazie a te. Fra pochissimo, ragazzi, sempre qui su Crystal Radio 96.2 FM, da Plus, iOS, Android, sito internet e poi, come sapete, potete rivederci anche su milanonews.it. A fra poco, adesso è Meghan Trainor. E quindi dai, siamo arrivati alla fine davvero, Lorenzo, dobbiamo salutarci per davvero stavolta. Ci vediamo domani. Dalle 7 alle 9, come sempre qui. Mi raccomando, scriveteci 331-7853-555, grazie per i WhatsApp, i messaggi di oggi, grazie per le colazioni insieme che facciamo, anzi, a proposito di colazioni, adesso prendo e vado a mangiare la brioche. Dai, fai bene. Va bene, ciao a tutti, buona giornata. Ciao.